Ragazzi e ragazze, vi do il benvenuto su Gastio Drums. Nel video di oggi siamo qui, siamo nel mio salotto, quindi questo vuol dire che oggi nuova reaction. Vado a vedere i vostri bunker, i vostri studi, le vostre batterie, i vostri rullanti, i vostri piatti, tutto quanto. Vado a vedere i video che mi avete mandato, perché vi ricordo che se volete partecipare a questa reaction lo potete fare tranquillamente, potete farmi il un video del vostro bunker con il cellulare, tranquillamente, stavo cercando il cellulare. Mi raccomando, fatelo in orizzontale se possibile, perché è un po' più semplice e vi si vede meglio nel momento in cui vado a fare le reaction. Qui sotto in descrizione trovate il link con la cartella dove inserire il video, quindi fate il vostro video, successivamente lo importate sulla cartella Dropbox che vedete nel momento in cui cliccate il link qui sotto e siete a posto. Quindi sono pronto a giudicare in maniera ovviamente sempre scherzosa le vostre batterie. Vi ricordo, se vi va, perché è molto importante per me, e se vi va e non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale. Ci mettete un attimo, ma per me è veramente super importante. E se vi piace il mio modo di spiegare le mie cose eccetera, in descrizione trovate anche il link al sito Gastio Drums, dove ci sono tutti quanti i miei corsi online. Detto questo, sono pronto per cominciare la reaction, quindi vado a mettermi le cuffie, faccio partire la sigla e poi andiamo con il primo vostro video. Sigla. Ok, siamo pronti con il primo video che me l'ha mandato Giorgio Quaglia. Direi che non c'è nulla da aggiungere se non il fatto di dire: vai Giorgio, siamo pronti a vedere il tuo bunker. Vai! Ciao Luca, ciao, un Giorgio. Saluto a tutti gli amici del canale, io sono Giorgio. Piacere. Ti faccio vedere questa batteria che ho. Ok. Che ho modificato con l'aiuto di un mio amico chitarrista, nonché ottimo elettricista, Maurizio Satragno. Ah certo, lo conosco. Conosca. Lo conosco, abbiamo suonato anche insieme. Ti spiego un po' come è nata questa batteria. Ok, perché non capisco. Ah, una Millennium. Era una Diablo della D-Drum, quelle con la cassa lunga 22x20. Ok. Io l'ho fatta tagliare, l'ho svrappata tutta, era di un rosso molto bello. Ok. Che lavoro che hai fatto? Avendo le meccaniche nere, ho avuto l'idea di farla bianca. Bella. Perché mi ricordava molto la Tama, l'Arsurlik anni 90. Certo. Molto bella, è venuta molto bene. L'ho fatta così, smontata tutta, rivrappata. Ok. Con questo bianco classico. Chissà se anche i blocchetti ha cambiato oppure no. Penso di sì a sto punto. Non abbiamo comparato trigger, cose varie. Ok, cosa ma ci messo? Siamo fatti trigger con dei piezoelettrici collegati, vedi, al jack. Qui era la presa d'aria dei fusti. Certo. Abbiamo messo il jack. Bellissimo. Stereo, quelli delle chitarre. Mamma mia che nerd che siete. E abbiamo collegato all'interno i bellissimo trigger, però, che vanno a appoggiare sulla pelle. Abbiamo fatto vari tentativi per trovare la posizione giusta. Ci credo. Io ne ho messi 3 al rullante. Ok. 4 alla cassa, in modo che il pedale in centro non abbia nulla, che la pelle sia libera. Ok. 3 al timpano. Uh-huh. E 1 al tommino da 10, 2 okay. al tom da 12. Sì, perché più è grande, I più ci vanno comunque. Sono quelli della Yamaha, della batteria elettronica. Certo, anche perché fare quelli penso la sia impossibile. Eccola qua. Da qui io vado al computer. Ma che lavoro! Easy Drummer, oppure Steven Slate, che ha dei suoni bellissimi, quelli di Steven Slate, molto meglio della centralina. E quindi è Mamma una soluzione mia. Che io trovo molto comoda. Poi qui mi esco dal computer, vengo al mio mixerino, okay. quello che uso normalmente, dove ho gli ingressi, posso regolarmi quando mi suono la scaletta. Mi posso mettere la batteria su un canale e la scaletta su un altro, così posso farmi i volumi in cuffia, minimo di mix. Ma che storia! Giusto per avere un po' più di... Ci sono rimasto, bellissimo. ...di realismo in cuffia. E quindi io la trovo una soluzione molto, molto pratica, anche per registrare delle demo al volo, fare piccole produzioni, perché comunque ormai Drummer e tutti quei programmi lì funziona dei suoni che sono veramente bellissimi.
Quindi invece che andare nella saletta di fianco, piazzare tutti i microfoni e avere tutto sempre perfetto e montato, questa è una soluzione molto comoda. No, bellissimo, veramente complimenti. Evito di piazzare tante cose. Quindi niente, ti saluto e spero che questo video ti sia piaciuto, che sia interessante. Se qualcuno vuole delle spiegazioni in più, sono qua e scrivetemi, io vi spiego tutti i dettagli. Ciao a tutti. Mamma mia, mi ha scioccato questa cosa. Complimenti Giorgio, veramente, e complimenti anche Maurizio, che saluto tra l'altro, anche perché appunto ci conosciamo, suonavamo insieme ai tempi. Hanno fatto una aspetta, c'è ancora un altro video? Sì, sempre suo, penso che sia ancora un pezzo. Andiamo, poi commento. Luca, mi sono dimenticato di dirti che ogni fusto è dual zone. Ok, quindi doppio suono. C'è anche un piezoelettrico attaccato al fusto internamente, in modo da poter usare tipo il surrullante e il cross stick. Ok. E qui puoi mettere dei tamburelli, campanacci, e l'unica mono è la cassa. Certo, ciao. Certo. Ottimo, questo mi ha scioccato ancora di più, perché hanno fatto un lavoro veramente fighissimo. Poi sapete, a me, io mi prendo bene quando vedo la gente che spippola e ci mette il suo sapere da elettricista con la batteria, o il suo sapere da, che ne so, tipo cartongessista quando vi fate gli studi, quindi mi prendo benissimo. Complimenti veramente Giorgio e Maurizio, complimenti, perché avete fatto un lavoro sicuramente enorme, fighissimo. Sarei molto curioso di sentirla questa batteria, quindi se ti va una volta, dato che mi hai detto che fai anche registrazioni, magari facci anche sentire questa batteria, che non sarebbe male, e credo anche voi che state guardando questo video siate un po' curiosi come me di sentirla questa batteria, e quindi scrivetemi qui sotto in descrizione se anche voi la volete sentire. Bellissimo veramente, siamo partiti a bomba oggi, e ho aperto il secondo video di Antonio, e a vedere così direi che continuiamo a bomba, perché ragazzi guardate quanta roba c'è. Quindi voglio vedere, questo video dura 10 minuti, 9 minuti e mezzo, secondo me Antonio avrà un bel po' di cose da dirci, quindi sono pronto, vai Antonio. Buongiorno Luca e buongiorno a tutti. Ciao. Gli amici di Gas Tube Drums. Io, ciao, mi Antonio. Chiamo Antonio, conosciuta come batterista Indonio, e come vedete bello, non carine. Siamo nel mio bunker, ma siamo nel salotto di casa di mamma, fino a poco tempo fa era anche il mio, che hai riempito. Dove ho risistemato tutta la mia strumentazione, perché la sala dove solitamente suono la stiamo risistemando, quindi come vedete faccio mamma mia, una veloce roba. Panoramica di tutto quello che ho sistemato, e continua. E andiamo a vedere nel dettaglio le batterie. Allora, io questa qui davanti è un RV Drums, una batteria artigianale di Roberto Villani, certo, italiana, noto artigiano che vive a Tivoli. Io molto sono bravo, qui nelle Roberto. Vicinanze, in provincia di Roma. Ok, che salutiamo. È un modello del 2011 in betulla e bubinga. Ok, BB. La cassa 22x19 pellata, ovviamente, con una Power Stroke 3 e una Evans come risonante. Ok. E mentre abbiamo delle misure molto particolari per quanto riguarda tom e timpano, che anche quello è sospeso, e qui vedete le meccaniche che sorreggono il tutto, sono tom 12x10, altro tom 14x10, 12x14, timpano sospeso 16x13, tutto pellato con delle ambassador sia battenti che risonanti, clear. Perfetto. Come vedete l'interno è fantastico. Certo, bellissimo. Poi bellissimo. Passiamo. Mi piace, molto preciso lui. Sempre RV Drums. Okay. Come bella. Vedete questa invece è completamente diversa, è un jet set costruito con piuma di mogano, mentre è rifinita esternamente e internamente in legno di ebano amarà. Ok, molto tutto particolare, pelato, bellissimo. Con delle ambassador sabbiate, mentre le risonanti sono clear, e poi abbiamo una cassa 18x15, i due tom piccolini loro,
8x7, 10x7 Ok. e i due timpani tradizionali 13x13, 15x15. Ah, ok, Andiamo perfetto. avanti, sì, qui c'è il divano comodo che ogni tanto mi ospita, e troviamo invece un'altra Eccola artigianale qua, della che Steel drum. Drum. Lui invece è un grandissimo artigiano della provincia di Verbania, ormai si sta facendo conoscere ovunque. Assolutamente sì, Questa è la batterie super e batteria annullanti pazzesche. prototipo che lui ha costruito in alluminio. È la prima che ha Ok. provato a costruire in alluminio, l'ho Perché lui dovuta prendere. lavora Ha tanto il delle misure metallo, molto tradizionali, principalmente. pop rock, con una cassa 22x16. Ok. I tom invece sono 12x8, scusate, 10x7, 10x. 12x8, mentre il timpano è un 16x16, Ok. tutto pellato in maniera tradizionale con delle Emperor Ok, sabbiate e sì. delle Ambassador Clear come risonanti. Ci sta. Poi per quel Qui genere lì, vediamo delle perfetto. meccaniche, Ok, Gibraltar. Gibraltar per quanto riguarda i set magari da studio. Pedale alla cinghia, lì vediamo dei battenti differenti. Invece torno a rifare una veloce panoramica perché sono di qua. Scusate se faccio venire mal di No mare. problem, no problem. Abbiamo invece il Muppets. set della Ok. Mars Ah, con della Mars, pedale è anche vero. Armory in aggiunta. Mi trovo molto bene Sì, comunque. con questo set della Mapex. Quei, Il la, rapporto qualità-prezzo quell'altro è lì, veramente infatti, ottimo. sono Da qui completamente d'accordo. espongo tutti i miei piatti, che sono Istanbul Mehmet. Aia, ho Qui paura. abbiamo tre splash da 8, da 10 e da 11. Qui abbiamo un Charleston da 14 pollici della Samatia, Ok. mentre quest'altro è un Charleston da 16 pollici, ma in realtà è stato costruito da me mettendo il Funky Rock come top, molto Ok. leggero, e invece E questo mi metto XFX sotto perché Experience, spesso. che è un tornito natural con dei rivetti come bottom, molto pesante, ha un suono Ok. veramente che mi piace tantissimo, pastosissimo, preciso, per quello che vado a suonare io, soprattutto con lei, è Ah, nel jazz. eccezionale. Ok, Qui perfetto. iniziamo la sequela dei crash, abbiamo un 15 pollici, un 16 pollici, tutti e due sottili, Ok. passiamo poi a un 17 pollici medium, a due da 18 pollici, un X Jazz e un Nostalgia, sempre jazzistici ma abbastanza sottili e corposi. Abbiamo qui un 20 pollici Mamma mia. Paperfin, quindi sottilissimo, vibra tantissimo, un Crash Ride che io utilizzo come ride principale, Nostalgia da 21 pollici, e invece un Ping Ride che arriva quasi a 4 kg, Tutti li sempre hai. da 21 pollici. Mi concedo anche un'escursione con Sabian, questo Ok, è il ride beh che io no, quello adoro, bello, un molto Rebel Dry bello. Ride da 21 pollici dell'Endhammered. Da qui praticamente è nato il custom di Phil Collins. Abbiamo anche della chincaglieria, beh, quello non può mancare, Certo. e poi abbiamo dei piatti effetti, Ok. effetto tutti da 18 pollici, sono un Olay, quello bucato ovviamente, un X-Rubbish che si può suonare Quello non lo anche con le mani, conosco. Ah, ok. e un China da 18 della linea Perfetto. Samatia come la Tu Yet, sei molto Istanbul, a brillante. parte qualcosina di E Sabian, ma. Certo, infine, quello può sempre far comodo, un sul cembalino. Charleston poi. Mi allontano e vado sul tavolo che avete visto all'inizio, Sul dove tavolo sono c'è di presenti tutto, c'è di tutto. tutti i rullanti che sono a servizio delle mie batterie. Mamma mia. Iniziamo da quelli di marchio commerciale, sono tutti Ok. Mapex della Ah, serie ok. Black Panther. Abbiamo un 12x5 in legno di acero e noce, Ok. mentre abbiamo un 14x6 in ciliegio, tutto pellato Aquarian. Con la Questa è pelle una Jack Jack de DeJohnette, Joannette, ok. è praticamente una sabbiata simile Ambassador, però di Super rifinitura spessa. nera. Va benissimo Poi con le abbiamo spazzole quelli quella in anche. metallo che sono il Tomahawk 14,5,5 pellato con un Aquarian Reflector, è simile ad una Emperor Ok, liscia. quindi doppio strato. Anche qui un Aquarian Reflector però bianca per il 14x6,5 L'alberi. martellato in metallo. Qui invece abbiamo sempre della serie Armory pellata Aquarian Texture Coated, praticamente un Ambassador. E questo è Ok, un ah, Noce ok. Betulla da 14x6,5, e invece Ma abbiamo un quanti sono? acero noce 14x5,5, sempre della serie Mapex Armory. Ok. Poi passiamo agli artigianali Steel Drum.
Ok, bellissimi i dulanti qui suoi. Abbiamo bellissimi. Quello forse l'ho uno provato. Steel drum dove vedete c'è un inserto in rame all'interno di due strati in acero, è un 14x7, mentre qui abbiamo un 14x6 steel drum in collaborazione con Bulli, questo è in ottone e all'interno Bulli Custom ha inserito bellissimo questa parte in acrilico. Mamma mia. Poi bellissimo passiamo a un 14x6,5 della linea quello, Colors, sempre esatto steel drum. Quello è il white. Questo è in acciaio verniciato bianco, si può chiedere di qualsiasi colore. Non mi ricordo, a white mi piaceva molto questo, cosa? Rimane elegante. Aveva un nome. Mentre qui abbiamo un alluminio in 14x5,5. E poi passiamo ai miei gioielli preferiti, che sono quelli di Roberto Villani RV Drums. Okay, come vedete qua qui abbiamo un 13x6 tutto in ebano Amara, come l'altra batteria, che ovviamente accompagna la esatto batteria che abbiamo visto prima, il jet una set. Come vedete sul buco di sfiato c'è il disegno del simbolo di picche che mi accompagna, okay, dove posso inserirlo. Qui abbiamo il rullante 14x6,5 che è parte della batteria che abbiamo visto prima, in betulla bubinga, certo, mentre questo invece è completamente in mogano, 14x4,5, come vedete quello c'è una mina, mi sa una lecca dorati, una lecca, e alla fine invece andiamo a vedere quelle che sono le bacchette che utilizza. Qui Luca devo dirti grazie perché mi hai fatto scoprire un marchio col quale mi sono trovato benissimo. Evo, eccola anni qua fa presentasti Evo sì Drumstick. Quelle sono delle ottime bacchette, come vedi uso le fruste. E poi belle utilizzo le 5BX, okay, X sta semplicemente perché sono un po' più lunghe, certo, di quelle tradizionali, e le XLT, XLT le usavo anch'io, che hanno la punta a barilotto, sono molto bilanciate, abbastanza leggere, come piacciono a me. E poi okay vabbè, in ultimo abbiamo mallet, questi certo mallet da me costruiti recuperando quelle, un vecchio paio di bacchette. Quelle fruste gialle e blu, chissà, riconoscere dei Wacol della Vic Firth. Ah, è vero! A questo punto ritorno a fare scusate, una scusate, stavo pensando a quella ancora che non avevo mai visto, quella, non ho mai provato di Evo, quelle fruste gialle e blu, ma mi sono perso, è vero, queste qua sono le dei Wacol. Dei Wacol della Vic Firth. A questo punto ritorno a fare una veloce panoramica. Vai, do un pronti abbraccio a tutti voi e continuiamo così, ragazzi. Divertiamoci e godiamoci la musica. Grazie a assolutamente tutti. Sì, ciao. Assolutamente sì. Ciao, ciao e grazie mille, soprattutto Antonio o Antonio, come ti fai chiamare. Ragazzi, mamma mia, questa è una collezione pazzesca di batterie, di piatti, di rullanti, ha veramente tantissima roba. Mi piace tanto la cosa che le sue batterie siano tutte italiane, perché alla fine ha RV Drum, Steel Drum e poi forse in realtà ha una Mapex dopo, non mi ricordo, ha talmente tanta roba che mi sono perso. Vado a rivedere cosa aveva, Steel Drum, RV Drum e RV Drum, mi sembra tre batterie, quindi tutte batterie italiane, tutte batterie artigianali italiane, quindi questa cosa veramente molto 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 bella, anche perché vabbè RV Drum e Steel Drum sono due marchi italiani che fanno delle batterie veramente veramente molto molto belle. RV Drum purtroppo non sono ancora riuscito a provare bene nulla, ho provato qualcosa al volo ma non sono riuscito a provare bene nulla. Con Steel Drum abbiamo fatto qualcosa insieme e le batterie e i rullanti bellissimi, veramente veramente bellissimi. Quindi andiamo con l'ultimo video, purtroppo in verticale, ma vedrete che in montaggio mi aggiusterò in qualche modo come sempre. Il video me lo manda Matteo Fabris, un po' più breve questo video. Siamo pronti, vai pure Matteo. Luca, io studio banca. Ho perso, mi sa, il primo secondo. Luca, io studio così. In camera mia. Ok, ciao. Io ho una Mapex Rock Shell. Ah, bella. L'ho vista nel tuo video, quindi ho deciso di prenderla. Bene, sono contento. Batteria, sinceramente. Qualità-prezzo mondiale. Vabbè. Rullante tutto sordinato, vedo 14, no, 16 mi sembra, 14 mi sa, molto più probabile. Sì, Tom 1 da oddio 10 o 10 o 12
altro Tom. Allora, ok. 10, visto da essere 12, un quello lì. 14, non mi ricordo sinceramente. È cassa da 20. T2. T, mi sembra. E un timpano. Da 16 probabilmente. Neanche quello mi ricordo sinceramente. Ok, non fa niente, non fa niente. Da quanto è. Poi allora, dov'è? Pausa un attimo. Credo la batteria sia 14, rullante, normale, 10, 12 e 16. Credo, potrebbe essere 10, 12, 14, ma secondo me è 10, 12, 16 a vedere così. Cassa, secondo me, è da 22. Potrebbe essere da 20, ma secondo me è da 22. Giusto per fare un attimino di chiarezza. Vai pure. Ho questi piatti qua. Ok, Tiger. Della UFIP, molto, molto, molto buoni. Sono gli UFIP Tiger Series, che sono veramente spaziali. No, molto, molto carini. Mi piace soprattutto la campana e anche come belli secchi, suona più che altro. Acuta, e ci stanno. E vabbè, questo è il mio kit. Mi sono dimenticato che ho anche un piatto che non uso perché sennò faccio troppo rumore. Sarà il crash probabilmente. Sempre Tiger? Sì, me la sono settata così. Ok, non lo sapremo perché mai. Perché sennò i vicini mi fanno fuori. Certo, e immagino. Ho anche un doppio pedale. Ok, che doppio pedale è quello? Non lo conosco. Pern, forse. Ah, ok, non lo conosco. Non lo sai, Pern, non lo conosco. Ti saluto. Ottimo. Ti auguro una buona giornata. Grazie mille, anche a te. Grazie mille Matteo. Abbiamo avuto qualche problema sulle misure, ma poi ce la siamo cavata. E ovviamente usare una batteria acustica in casa è difficile, questo lo so, però in realtà ti sei gestito in modo da poterla usare in qualche modo, poi magari avrai anche degli orari e ci sta. Però se già i tuoi vicini ti permettono di utilizzare la batteria un po' sordinata, ma con i piatti normali, non dovendoli sordinare, non è male. Allora ragazzi, intanto mi tolgo le cuffie, tanto dall'ultimo. La Mapex Mars è una batteria che a me piace tantissimo, perché qualità-prezzo è una delle migliori. Mi è arrivata una mail. Ok, è una delle migliori sicuramente che ci siano in circolazione. Costa come batterie economiche, perché ormai comunque le batterie economiche un po' costicchiano, ma ha un suono veramente, veramente, veramente figo, che potrebbe stare tranquillamente vicino a batterie anche molto più costose. Quindi, vabbè, ci siamo capiti, cioè è una batteria che mi piace tantissimo, è una di quelle che consiglio di più. Ti do un consiglio, guardando qua, Matteo, occhio qui che questa come si chiama? Questa, non mi viene il nome. Questo piedino della cassa, ecco, mi è venuto. Questo piedino della cassa ti conviene tirarlo ancora un po', nel senso che dovrebbe andare verso avanti il piedino. Se sta così rischi di far tanto peso sulla cassa, la cassa ti va avanti e potrebbe rovinarsi un po'. Invece tu cerca di girarlo ancora un po' per tirarlo un po' verso avanti. In questo modo i piedini puntano avanti e la cassa non ti cammina in pratica. Comunque, detto questo, devo dire anche molto carina la finitura. Sembra una specie di rosa bianco che sta molto bene anche col pavimento, devo dire. E comunque, detto questo, ragazzi, il video può finire qua. Fatemi sapere se vi sono piaciuti questi video, fatemi sapere qual è il rullante, facciamo così, fatemi sapere qual è il rullante che vi è piaciuto di più del secondo video che vi ho fatto vedere, quello di Antonio. Oggi commentate con questo. Quindi, tra tutti i rullanti che aveva, quello che mi è piaciuto di più. E basta, ragazzi, con questo io voglio ringraziare tantissimo Giorgio, Antonio e Matteo per avermi mandato i video. Mi raccomando, anche voi mandatemi i video dei vostri bunker, delle vostre batterie, di tutto quello che avete. Come ho già fatto vedere anche nel video scorso, potete mandarmi anche i video live, quindi quando siete sul palco, non video in cui suonate e basta,
se volete mettere un pezzo in cui suonate, assolutamente sì, lo guardo volentieri, ma in cui mi spiegate come avete gestito la batteria per poter suonare live. Quindi anche se siete in un locale, su un palco, eccetera, non fatevi problemi, fatevi il video, prendete il cellulare, fate il video e mi spiegate tutto quanto. Quindi ragazzi, con questo finisco veramente qua il video. Io vi ringrazio per essere arrivati fino a questo punto, vi ricordo di iscrivervi al canale se vi va, di andare sul mio sito Castube Drums, dove ci sono tutti i corsi, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!